Terzo giorno di protesta dei trattori a Brescia, i manifestanti annunciano azioni più forti, alta tensione anche a Bruxelles. Il bresciano chiude il 2023 in zona rossa per incidenza di morti sul lavoro, è il dato peggiore di tutta la regione. L'associazione Italia-Palestina ringrazia i consiglieri che non hanno votato la mozione e annuncia una nuova fiaccolata. Si chiude la sessione invernale di mercato, il Brescia Calcio sembra non piazzerà colpi last minute. Nei momenti difficili noi siamo al vostro fianco. Onoranze funebri a Righini Cesare. Servizi completi a Brescia e provincia, con la possibilità di accedere gratuitamente alla casa funeraria Domus Pacis. Trasporti in Italia e all'estero. Necrologi online. Professionalità, serietà e delicatezza sono garantite, così come la trasparenza nei servizi e nei prezzi. Onoranze funebri a Righini e Domus Pacis, via Volta 56 nel complesso S. Lunga, con un ampio parcheggio a disposizione. Telefono 030 23 11 168. Una buona sera dalla redazione di Live e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale che inevitabilmente, come spesso o sempre in questi ultimi giorni, vede in apertura la protesta dei trattori, così è stata ribattezzata anche sul nostro territorio. Quest'oggi i toni si sono alzati, lo hanno fatto notevolmente anche a seguito di un'intervista su una TV nazionale che era stata programmata proprio con i manifestanti e che alla fine è saltata. Questo ha mandato su tutte le furie gli agricoltori che hanno deciso di tornare in strada nonostante quest'oggi non ci fosse nessun corteo programmato. Sentiamo una carrellata delle loro voci che annunciano anche come da lunedì, se qualcosa non dovesse cambiare a loro favore, le azioni diverranno più forti. Con chi ce l'hai? Io voglio difendere l'agricoltura italiana. Ma con chi ce l'hai? Solo con l'Europa. Non ci lasciano lavorare, perché dobbiamo essere l'ultima ruota del carro noi? Siamo noi che facciamo da mangiare. Ce l'avete anche con la Coldiretti però mi pare. Coldiretti che adesso vuole prendere il merito, vuole prendersi. Avete detto che era una protesta a oltranza, fino a quando? Allora adesso ci siamo andati lunedì come spartiacque e dopo faremo azioni più forti. Da stasera non parliamo più tra l'altro noi del gruppo Rivolta Agricola. Riscatto agricolo, scusami. Perché non parlate più? Abbiamo deciso così, perché oggi dovevamo avere una puntata su Rete 4, ci hanno tolto lo spazio e quindi ci siamo un po' arrabbiati. Non dovevamo neanche uscire e alla fine siamo usciti tutti e via. Vi stanno boicottando, pensi? Non ci danno lo spazio che meritiamo. Cosa vuol dire? Che finché non arriva il ministro voi non ve ne andate? Benissimo, perché a noi di creare casino è l'ultima cosa con tutto il lavoro che abbiamo a casa da fare. Però il ministro deve ascoltare le nostre esigenze. Non possiamo noi stare sottomessi, non dovete lavorare i campi, ci danno i contributi dall'Unione Europea per non lavorare i campi e poi noi cosa facciamo? Importiamo la loro cosa extracomunitaria o anche comunitaria fatta di carne sintetica, grilli. Non può andare così ragazzi, non può andare così. La popolazione ci deve aiutare a cambiare queste politiche che sono totalmente scorrette e non giuste. Oggi forse a Bruxelles ottengono qualcosa. Sì, però avete visto cosa devono fare gli agricoltori per ottenere le cose giuste? Creare casino, rompere, non si può fare così. L'agricoltore deve stare a casa e le norme devono essere fatte senza creare casino. Cosa simboleggia la mucca appesa? Simboleggia l'Europa che sta uccidendo l'agricoltura italiana. Tu sai che deve cambiare? Deve cambiare innanzitutto il prezzo del gasolio e il prezzo per come pagano i nostri prodotti. Pagano troppo poco. Troppo poco. Tante aziende chiudono per questo. È una vergogna. Abbiamo sentito parlare anche di quanto accaduto a Bruxelles, ne parleremo fra pochissimo, però prima ci spostiamo sul nostro quotidiano online www.laibrescia.tv per leggere anche una presa di posizione arrivata proprio pochi minuti fa da parte di Regione Lombardia su queste proteste che non stanno avvenendo soltanto a Brescia, Fontana e Beduschi. Regione Lombardia è vicina agli agricoltori, la Regione ha espresso in una nota stampa tutta la vicinanza agli agricoltori che stanno manifestando il loro disagio in questi giorni. Il Presidente della Regione
Regione Attilio Fontana e l'assessore regionale all'agricoltura e sovranità alimentare Alessandro Beduschi sono infatti convinti che l'Europa deve modificare le proprie politiche, scrivono, mettendo il settore primario al centro della programmazione e degli sforzi economici dell'Unione nell'interesse non solo degli agricoltori ma di tutti. La nota completa, come vedete, la trovate sul nostro quotidiano online. Ci spostiamo quindi ora in Europa, per la precisione a Bruxelles, all'esterno del Parlamento europeo, dove, come annunciato quest'oggi, si sono ritrovati centinaia e centinaia di allevatori e agricoltori, anche quelli di Coldiretti, c'erano anche quelli bresciani. Non sono mancati dei momenti di alta tensione, con dei fuochi accesi in piazza, lo sparo di alcuni petardi e gli idranti della polizia. Questi momenti un po' più delicati, in realtà non ne sono mancati anche altri. Ora però entriamo un po' nel merito di questa manifestazione. Quali sono le richieste di Coldiretti? Lo sentiamo dalla viva voce del presidente Ettore Prandini, ma anche dalla presidente bresciana Laura Facchetti. L'Europa che vogliamo! L'Europa che vogliamo! Basta livelli di burocrazia insopportabili. Basta regole che stridono totalmente con quello che dovrebbe essere fatto per aumentare la capacità produttiva. Paradossalmente si sta facendo esattamente l'opposto, per diminuirla e favorire le importazioni. Siamo in un mercato libero, è vero, ma le regole devono essere uguali. Qua purtroppo si impedisce la produzione in Europa e si favorisce, come dicevo prima, ciò che viene importato. Basterebbe applicare il principio di reciprocità. Stesse regole applicate nei nostri paesi, stesse regole rispetto a quello che viene importato. Ieri alcune aperture da parte della Commissione Europea sui terreni a riposo, sulla protezione di alcuni beni che arrivano anche dall'Ucraina. È abbastanza? No, non è ancora abbastanza, siamo solo all'inizio di questo percorso, perché c'è ancora molto da dover fare. È un primo segnale, va ulteriormente modificato in meglio, però comunque dobbiamo cambiare l'impostazione, e oggi si discuterà anche di bilancio fra i vari presidenti del Consiglio o quelli che sono i presidenti degli altri Stati membri, e il primo obiettivo è fare in modo che non vengano tolte altre risorse all'agricoltura, ripeto, come è successo nei decenni passati. Questo potrebbe già essere un ulteriore segnale che viene dato ai nostri imprenditori, ma mi ripeto, al primo punto c'è togliere tutti quelli che sono i vincoli che da Timmermans in poi hanno cercato di inserire, con delle regole che vanno a penalizzare la capacità produttiva nel contesto europeo e, ripeto, favorendo tutto ciò che viene da altri continenti. Siamo qui a Bruxelles, in più di 1000, con una nutrita delegazione bresciana, per dire no a questa Europa, per dire che questa non è l'Europa che vogliamo. Noi vogliamo una politica europea, una politica agricola più vicina ai nostri agricoltori, una politica che riconosca il ruolo centrale dell'agricoltura e dell'agricoltore. Chiudiamo questa ampia pagina dedicata alle manifestazioni, alle proteste del settore primario, e proseguiamo con le altre notizie del telegiornale. Purtroppo una conferma arrivata con i dati completi del 2023 per quanto riguarda l'incidentalità di morti sul lavoro. La terra bresciana si conferma in zona rossa. Ora ci sono i dati completi, comprensivi di dicembre, e certo non servivano se non per confermare una tendenza ben chiara anche senza le rilevazioni dell'ultimo mese dell'anno. Nel 2023 in Italia hanno perso la vita sul posto di lavoro oltre 1000 persone, per la precisione 1041. I dati sono stati elaborati dall'Osservatorio Vega di Mestre, che da tre lustri monitora quella che è in sostanza un'emergenza divenuta strutturale. In realtà gli infortuni mortali in itinere sono sensibilmente diminuiti rispetto all'anno precedente,
2017 addirittura del 19,3%. Secondo l'osservatorio, una causa potrebbe essere il sempre maggior ricorso allo smart working. Di contro, aumentano però le denunce di infortunio sul lavoro dell'1,1%. Brescia chiude l'anno così come lo ha trascorso, in zona rossa. È la 25esima provincia in Italia per incidenza con 30 vittime sul lavoro. La nostra si conferma come la provincia peggiore in Lombardia, sono sempre in zona rossa ma con incidenze minori, Sondrio, Lodi e Cremona. Le denunce di infortunio totali, mortali e non mortali, in Italia sono diminuite del 16,1% rispetto a fine dicembre 2022. Stiamo ancora però facendo i conti con un anno in cui i dati degli infortuni erano gonfiati dal Covid. Potranno essere quindi più eloquenti i confronti di questo 2024 sul 2023. La sanità lombarda, con l'approvazione attraverso una delibera regionale della programmazione 2024, allora proviamo a capire quali sono le novità, quali sono i punti su cui il welfare vuole andare ad agire. Il 2024 vedrà delle novità per la sanità lombarda, con un nuovo CUP, ovvero il Centro Unico di Prenotazione, e una maggiore attenzione ai pronto soccorso con contenimento dei tempi di attesa e di permanenza. Inoltre, con la fase iniziale per 8 ASST, verrà potenziata l'assistenza domiciliare integrata. Infine, 24 milioni di euro serviranno per l'assunzione del personale addetto. E sempre sul personale sarà semplificato il riconoscimento dei titoli stranieri attraverso specifici accordi internazionali con paesi esteri e in sinergia con le università per la formazione specifica. È quanto prevede la delibera sugli indirizzi di programmazione 2024, approvata dalla Giunta di Regione Lombardia. Dalla politica delle idee alla politica delle azioni, ha concluso Guido Bertolaso, assessore al welfare regionale Lombardia. Portiamo avanti un nuovo modello che abbiamo disegnato in modo chiaro nel piano sociosanitario quinquennale. La politica, torniamo in città. Abbiamo seguito nella giornata di lunedì la non facile approvazione della cosiddetta mozione antisemitismo durante il Consiglio Comunale di Brescia. A qualche giorno di distanza l'Associazione Italia-Palestina ha ringraziato i consiglieri che si sono astenuti o hanno votato contrariamente a questa approvazione e hanno annunciato una nuova fiaccolata. A 48 ore dal voto in Consiglio Comunale della mozione sull'antisemitismo, che ha spaccato la maggioranza, l'Associazione di Amicizia Italia-Palestina affida un breve comunicato le sue parole di ringraziamento ai consiglieri che in loggia si sono astenuti o hanno votato contro la mozione approvata poi da maggioranza e opposizione in loggia. Vogliamo ringraziare, prosegue il comunicato, tutte le associazioni, i partiti, i gruppi di cittadine e cittadini e le espressioni della società civile che si sono espressi contro la mozione approvata. Mentre la Corte Internazionale di Giustizia, accettando la richiesta del Sudafrica, giudica Israele sul reato di genocidio, il nostro Consiglio Comunale, sottolinea l'associazione, adotta una mozione che in pratica fa propria la definizione sull'antisemitismo dell'AIRA, per la quale ogni critica a Israele viene considerato un atto di antisemitismo. Anche questo sabato l'associazione organizzerà una fiaccolata in centro a Brescia. È il momento di parlare di cultura e in particolare dell'opera, con Opera Lombardia, una rassegna che unisce 5 grandi teatri della nostra regione. C'è anche il bresciano Teatro Grande e, oltre a quella che è la produzione poi delle opere vere e proprie, è molto interessante e molto bello che questi melodrammi saranno accessibili anche a persone con disabilità sensoriali attraverso delle tecnologie che scopriamo con i protagonisti. Il progetto Ombra è un progetto molto importante perché permette di migliorare la fruizione e l'accessibilità all'opera e al balletto. Questo lo permette soprattutto a persone con disabilità visiva e uditiva, sia attraverso un'app che permette di ascoltare in diretta l'audiodescrizione dell'opera, sia attraverso percorsi tattili, quindi la possibilità di toccare scene, costumi, di avere a disposizione delle tavole tattili, sia attraverso dei percorsi in lingua LIS. Quindi significa davvero che l'opera è per tutti. Brescia, il progetto Open riguarderà tutti i titoli d'opera e il titolo di balletto, poi andrà a Cremona dove sarà disponibile per l'Andrea Chenier e per la Bohème e a Como per Capuleto e Montecchi. Un progetto unico che ci invidiano a livello nazionale, 5 grandi teatri di tradizione che si uniscono per la coproduzione e la circuitazione di grandi opere. Quindi faccio i miei complimenti a tutti i teatri per essere ancora riusciti a collaborare insieme in questa ottica e questa sinergia. Oltre al circuito operistico ci sono anche dei progetti collaterali rivolti proprio a giovani e a persone con disabilità sensoriali o uditive, proprio per avvicinarli al mondo del teatro.
Continuiamo con la musica e ci spostiamo sul nostro quotidiano online per leggere di un annuncio proprio di questo tardo pomeriggio, freschissimo, infatti sebbene manchi ancora davvero tanto all'estate, c'è già il primo nome per il Brescia Summer Music 2024, l'avete già capito, si tratta di Emma. Quest'estate il palco dell'Arena Campomarte si infuocherà con le canzoni di Emma Marrone, l'artista arriverà a Brescia il 3 luglio alle 21:30, un appuntamento davvero da non perdere per ascoltare buona musica. Musica e divertirsi, organizzato ovviamente e come sempre da CPS. Inoltre manca sempre meno la 74esima edizione del Festival di Sanremo, che vedrà Emma fra i protagonisti in gara con la canzone Apnea. Se volete approfondire trovate tutte le informazioni, così come i biglietti, attenzione perché saranno disponibili già a partire dal mezzogiorno di domani. Proseguiamo con il giornale e con il meteo. Ci saranno ancora giorni di alta pressione sul nostro territorio, però forse all'orizzonte si vede qualche cambiamento. 3B. Bentrovati da Nico Schiodetto, aggiornamento con il TG di 3B. Poco inverno in questo periodo dell'anno, proprio nei mesi più freddi appunto della stagione invernale, anche se ci viene in aiuto questa mattina il modello di reading europeo, che ci mostra come dopo il 9 di febbraio dovrebbero esserci dei cambiamenti importanti a livello europeo, con l'alta pressione che metterà i suoi massimi un po' più in aperto oceano verso Islanda e la Groenlandia, e quindi favorire la discesa di correnti più fredde e soprattutto instabili dal nord Atlantico verso le isole britanniche, l'Europa centrale, la Francia, ma parzialmente interessare anche il Mediterraneo, anche le nostre regioni, in particolar modo del nord Italia. Potrebbe quindi tornare un po' di piogge, soprattutto la neve sulle Alpi. Vedremo, però sono sintomi di un cambiamento che tutti i modelli ci fanno vedere proprio in vista del prossimo weekend del 10 febbraio. Andiamo a vedere invece il satellite, sempre cupola anticiclonica con poco inverno sull'Europa meridionale, sta transitando un fronte alto in queste ore ma senza precipitazioni, anzi nel weekend nuovo rinforzo dell'anticiclone. Sabato e domenica metterà i suoi massimi tra la Francia, la Spagna e le nostre regioni, con temperature soprattutto domenica notevolmente oltre la media stagionale in quota sulle Alpi, sull'Appennino, ma anche al centro-sud toccheremo i 18 gradi. Parvenze invernali solamente in pianura padana per l'inversione termica e le nebbie. Tutti i dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo. 30 secondi di pausa prima della pagina sportiva, continuate a rimanere con noi. Vuoi vedere le trasferte del Brescia per i prossimi 3 mesi? Vieni negli store Brescia Calcio, acquista un qualsiasi prodotto dello store e ricevi subito 3 mesi di abbonamento Sky. Ti aspettano tutte le partite in trasferta della nostra squadra del cuore. È un'iniziativa Brescia Store di via 10 Giornate 85, via Solferino 51 e all'interno di Obi Elettronica in via Genova 4. Ti aspettiamo, sono già disponibili i biglietti per Brescia Cittadella. Una buona sera anche agli amici sportivi di Elive. Inevitabile che questa sera il protagonista sia il calcio, in particolare il calciomercato. Tra pochi minuti infatti si chiude la sessione invernale, la sessione di riparazione. In realtà calma piatta sul fronte Brescia Calcio, sembra che di ulteriori acquisti non ce ne saranno. Ultime ore di calciomercato, ultime ore di una sessione di riparazione che in realtà per il Brescia non ha riparato praticamente nulla, pochi i movimenti e tutti di basso profilo, per il resto calma piatta, ricapitolandoli fuori Ndoi, Garofalo e Maccherini, dentro Vella e Cartano. Già da qualche ora si parla inoltre di un grande acquisto che però è già in casa, Andrea Cistana potrebbe infatti firmare un rinnovo che fino a qualche giorno fa pareva un miraggio. Secondo quanto riportato da tutto Mercato Web, infatti, il difensore di Porta Cremona potrebbe accettare un triennale, chissà se con vista sulla Serie A per la prossima stagione, ma almeno se ne andrà lasciando qualcosa nelle casse del Brescia e non a parametro zero. Nello stesso reparto, ieri Massimo Cellino avrebbe provato l'affondo per Maxime Leverbe, per il momento senza troppo successo però, visto che il francese pare non voglia lasciare il Pisa. Niente da fare anche per Christian Dell'Orco, che stando alla stampa perugina sarebbe distante da una cessione. Si sa che però le ultime ore di mercato sono quelle in cui può succedere di tutto, quindi occhio agli annunci last minute, c'è tempo fino alle 20.
Finisce qui questa edizione del telegiornale, ma come sempre tutte le notizie le trovate in continuo aggiornamento su livebrescia.tv, il nostro quotidiano online, eccolo qua, dove se volete trovate anche la diretta in streaming di Live 24 ore su 24. Se invece tutte le notizie le volete ricevere direttamente sul vostro telefono cellulare oppure le volete anche trovare sui nostri, sulle nostre pagine social, ecco qua tutto il ventaglio di possibilità, ovviamente partendo dai canali Telegram e dal canale di WhatsApp. Grazie per averci seguito anche in questa edizione del telegiornale che come sempre si aggiornerà domani a partire da mezzogiorno e mezzo. Ora non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di serata e a presto.